due stato ultimato ieri sera, e lo stato immaginato da Colau a Giuseppe Conte, ministri interessati, dalle modalità di riavvio per le attività produttive alle linee guida per il sistema dei trasporti. In serata dovrebbe essere convocato il Consiglio dei Ministri per discutere lo spostamento di bilancio e delle aprile che eroverà i primi fondi da maggio adottato. L'opposizione di nostro elemento nell'aula della Camera, dove in corso la discussione generale sulla cura Italia. La prego di finire il dialogo interrotto. Il centro-destra accusa il governo di non tenere in considerazione neppure una delle proposte fatte per uscire dalla crisi economica. A pesare anche l'atteggiamento del Premier, che ieri, nelle due aule del Parlamento, dove doveva spiegare la linea del nostro paese sul MES in vista del cruciale Consiglio europeo di domani, si è presentato con la formula dell'informativa che, diversamente dalla comunicazione, non prevede il voto. Domani il Presidente Conte andrà in Europa a trattare il futuro di questa nazione, e lo farà senza un chiaro mandato parlamentare. Si sono tutti fatti votare in aula perché il Partito Democratico di Europa sono a favore, e non riusciamo a stare in aula a tutti i contrari. Ebbene, se dovesse essere attivato questo meccanismo economico, il MES è ancora più in ginocchio di quanto lo sia già ora. Conte in Europa dica no a qualsiasi forma di MES. E si va così fino all'ultima, e all'ultima non va niente sopra, eh? Io continuo. Adesso ho messo le 8 sfoglie che ho allargato una sull'altra con il burro sciolto e lo zucchero. L'ultima niente. Adesso dobbiamo allargare tutto. Passiamo un po' di farina e proseguiamo. No, mi sa che devo prendere il mattarello più grande. Sì. Va bene, dobbiamo cercare di allargarla. Insomma, dobbiamo portarla ad una sfoglia fine. E mi sa che devo cambiare anche la tavola, perché questa è piccola. Altrimenti non riesco. Vediamo. Un po' difficile questa adesso, vedete, a girarla, perché è molto morbida. Poi questa dovrà tagliarla in 4, cioè 16 cornetti vengono. Poi vi farò vedere. Adesso la sfoglia è fatta. Speriamo che non sia attaccata sotto, è molto morbida. Adesso facciamo un quattro, tagliamo, eh. Vado un po' storta. Ma mi sa che non mi vedete, vabbè. Così. Ho tagliato in 4. Dobbiamo fare i cornetti. 2, 4, sono 8. 2, 4, 6, 8. Adesso verranno ritagliati e diventano 16. Rotella che si muove, ma devo cambiare. Potevo fare anche con la rotella quella sdentata, dentellata, non sdentata. Ecco, fatto 16. Adesso quante voglio, vedete? Adesso io col mattarello, perché sto scomoda, cerco di appiattirlo per così. Mi vedete, eh? E adesso andiamo a rotolarli. Guardate, le potete anche farcire, però io preferisco dopo, perché è talmente piccolo il posto, neanche il cucchiaino.
E allora rotoliamo. Cercando di allungare la punta, vedete? Ed ecco il mio cornetto. Adesso li metto in una teglia con carta forno a lievitare. Li spennello con uovo e latte. Ora, finito di fare i cornetti, adesso questi li copro e li faccio lievitare e quest'altro li vado a congelare. Quando mi serviranno per domani mattina o un altro giorno, li tiro fuori la notte e li faccio scongelare, così crescono e la mattina li inforno. Adesso questi calcoliamo in 2 ore. Quando sono cresciuti metterò uovo sbattuto con goccino di latte e poi inforniamo. Poi vi farò vedere.